descrivere i passaggi della battaglia della Lid e della battaglia per il divorzio è difficile. Direi che i dati salienti furono un allentarsi della sostanziale ostilità del Partito Comunista fino a un tentativo da parte del Partito Comunista di, come si dice, di metterci un cappello sopra, e che noi favorimmo, perché capiamo che l'apporto anche parlamentare era essenziale. E, come dico, fummo favoriti dal fatto che, a mio avviso, il comando strategico avversario, che non era la Democrazia Cristiana, il Vaticano, commise degli errori. Uno di questi errori, che poi si manifestò in particolare in un periodo successivo, dopo l'approvazione della legge, col tentativo della concorrenza del divorzio, dell'annullamento facile dei tribunali ecclesiastici, e fu quello di dire: ma noi, il nostro ordinamento è un ordinamento perfetto, la crisi del matrimonio è cosa che, della quale ci facciamo carico anche noi, d'altra parte noi prevediamo l'annullamento, e c'era questo vago coso strano, si parlava di questi annullamenti della Sacra Rota. Io ricordo che ero un ragazzino e sentivo dire che Marconi aveva preso due mogli perché il Papa gli aveva concesso in premio di aver inventato la radio. Questo era. In realtà aveva avuto un annullamento, credo, per il fatto che lui era mezzo protestante, insomma, inglese, e dice che l'applicazione di una norma, che adesso non sto qui a ricordare, il privilegio paolino, e allora io ritenne di cominciare, insomma, a me ha sempre dato io ho sempre dato importanza allo scrivere e al mettere insieme cose che delle battaglie politiche rappresentassero non l'ideologia, ma la cultura, contrassegnandola, fissandola, consentendo punti di riferimento. E allora, in considerazione di questo fatto, di questo monopolio di una sorta di segreto della Chiesa, che nella sua grande saggezza scioglie e lega e scioglie, eccetera. E che lega e scioglie? Che scioglie? Come scioglie? Sì, la Sacra Rota, eccetera. E feci questo libro, così annulla la Sacra Rota. La zona era Salmonai Savelli, poi diventava Savelli, e in cui feci una descrizione apportata di una livello medio di cultura non giuridica, ma insomma, di quello che era la concezione, il sistema delle nullità e dei procedimenti per arrivarci. E io ricordo che avevo studiato il diritto romano, la storia di Sesto Roscio Amerino, mi pare che si chiamasse, che era lo scrivano di Appio Claudio Seco, che aveva rubato le formule del processo, che erano privilegio dei patrizi, e le aveva date ai plebei, che acquistarono il diritto, cambiarono la loro posizione di cittadini perché acquistarono il diritto di far valere le loro ragioni. E questo in qualche modo fu così
si parla licet, come dice il proverbio, eccetera, eccetera. Infatti accusarono il colpo, ci furono le inaugurazioni degli anni giudiziari dei tribunali ecclesiastici, citarono tutti questo libro dicendo che era diffamatorio, eccetera, però era incontestabile, tutto quello che stava qui era difficilmente contestabile. Mi improvvisai cultore di statistica, trovai delle statistiche delle sentenze ecclesiastiche di materia matrimoniale di carattere esecutivo. Parliamo di che anno? E questo libro è del 69, un anno prima della importante. E venne fuori questo libro, come dico, ebbe un notevole senso. E poi con sviluppi ancora più rilevanti nella fase successiva all'approvazione della legge, dopo, quando c'era la battaglia per il referendum. E in realtà quest'idea o divorzio sacerdota non poteva essere, no, sacerdota, era divorzio. Fu un errore da parte ecclesiastica andare a Bandirà, e lo fu, ne dovremmo parlare a proposito della battaglia per il referendum, molto proprio di Paolo VI, che dice, per rendere più facile e più rapido l'annullamento. Adesso questo Papa sta facendo qualcosa del genere, che falsa matrice. Diciamo che insomma tu, in sintesi, questo errore per te è stato quello che la Chiesa un po' ha rincorso, ha capito lo spirito. Ha rincorso, ha ammesso l'esistenza del problema, sociale e sociologico, ha ritenuto di potersi presentare come con una sua risposta fondata sulla dottrina religiosa e su quella del diritto canonico, certo, e quella dei suoi tribunali e degli avvocati. A un certo punto vennero fuori lo schieramento degli avvocati locali Però permettimi, hanno capito quello che i partiti non hanno capito, cioè che questa era una battaglia sul campo vincente e che andava governata in qualche modo? No, loro ritennero di poterla considerarla vincente loro. Certo. Come in realtà i partiti erano convinti che era per loro una battaglia persa, cioè era vincente per quella parte lì. Quindi io ricordo con vera commozione alcuni che sono stati compagni di questa, il professor Totarofila di Bari, che si trasformò in un attivista vulcanico con un'oratoria terra, ma ruspante direi, bravissimo, e tanti altri, e Argentina Marchei, che era una trasteverina, una vecchietta, che era una iscritta al Partito Socialista, che nel 21 era passata al Partito Comunista, tra i fondatori del Partito Comunista. Argentina Marchei, c'era il suo uomo che era sposato, poi quando andò a divorziare si accorse che era già morta la moglie del suo uomo, e che interveniva dappertutto con delle battute incredibili. E una volta c'era un certo dibattito alla LID e vede Leonide Iotti che disse: sì, però compagni, voi state attenti, perché noi dobbiamo fare, sì, perché noi consideriamo questa una battaglia importante, però il problema è quello di risolvere questa unità che dobbiamo avere con i cattolici, l'unità con i cattolici e il compromesso storico. Argentina Marchei, che stava in prima linea, che stava a sentire
io feci, a Leoni, e so 2000 anni che quelli stanno a fregare la gente e mo arrivi tu col compagno lungo a fregare a loro. Aue! La Iotti, credo che non sia mai stata messa con le spalle al muro, come nelle parole d'Argentina Marchei, che era la nostra... Infatti poi quando fu fatta la ballata della Sacra Rosa, c'era la Rosa, giù per la cima, su Paolo VI vince l'Argentina, l'Argentina Marchei, che diceva, insomma fu un fatto epico questo, la battaglia di Verdi Rosso. E dico di più, che l'arma che la Chiesa riteneva vincente, e la Democrazia Cristiana, e che gli amici troppo ragionevoli ci invitavano sempre a tenere presente, stiamo attenti, facciamo le cose, non rompiamo i ponti con la Democrazia Cristiana, perché se no, poi, sì, poi la legge la fate, il Parlamento la fa, ma poi questi fanno un referendum, ci fregano. E io cominciai, allora, prima ancora dell'approvazione della legge, e vedi che bisognava discutere su questo. È vero che il referendum ci avrebbe visti perdenti. C'erano allora delle statistiche, dei sondaggi d'opinione che erano molto rozzi. Siete favorevoli al divorzio? Quello, no, io non sono favorevole, io sto con mia moglie, se sto bene, non voglio divorziare. No, invece la realtà è che era così poco studiata, passata nel linguaggio, nella comunicazione, la questione del divorzio, rappresentata come un fatto degli americani, degli attori che cambiavano 10-12 mogli, eccetera, che era anche difficile fare un sondaggio. E mano a mano che si affinava la capacità di analisi dell'opinione pubblica, veniva fuori una situazione sempre più favorevole al divorzio. E io feci un lavoro che mi pare che fu a cavallo fra prima e dopo l'approvazione della legge, su una rivista radicale che usciva. L'analisi era questa, e non basta dire quanti italiani sono favorevoli alla legge sul divorzio, quindi tutti devono capire bene che è la legge, non è che hanno da divorziare, come si diceva a Roma, è la legge. E in secondo luogo, vedere come era articolata la distribuzione dei sì e dei no, in una forma di dato univoco. Erano favorevoli i giovani, contrari i vecchi, e dato che muoiono i vecchi e i giovani, arrivano sempre nuovi giovani, per lo più con le stesse cose, era chiaro che questo avrebbe portato nel giro di 2-3 anni a già un mutamento sostanziale. Le campagne erano antidivorziste, le città erano divorziste, le zone industriali erano divorziste, le zone agricole antidivorziste. Tutti i dati che ci dicevano che se ci fosse stato un mutamento, e ci sarebbe dovuto essere per forza, perché le opinioni non sono mai statiche, sarebbe stato sicuramente nel senso favorevole all'aumento della parte divorzista. Puntualmente è stato così. Puntualmente è stato così. E mi ricordo che questo lavoro, anche lì mi improvvisai, io i numeri, la statistica non lo amo nemmeno molto, ma e cominciamo a dire, no, se si fa il referendum non lo vinciamo. E quindi non dobbiamo aver paura di fare la legge, perché poi questi fanno un referendum e non ci fregano. Cioè un po' il tempo gioca a favore. Il tempo gioca a favore, la Chiesa ritenne invece
anche lì, e questo ne parleremo, che il passare del tempo avrebbe portato fuori le magagne del divorzio, eccetera, eccetera, cose che non avviene affatto. E quindi, e la legge passò, passò con resistenze all'interno del Partito Socialista, qualcuno guardò un po' attraverso questo nuovo personaggio che sulla scia della questione dei diritti civili, con l'appoggio del Partito Radicale. E il Partito Radicale in quegli anni cominciò a non essere più l'etichetta sulla porta di via 24 Maggio della sede ereditata dagli Amici del Mondo. E come dico, se Pannella ha avuto un partito, della quale poi ha fatto quello che gli è parte piaciuto, è stato perché ha avuto la lead, lui, la lead della quale gli ho dato, cercato di dare un po' i ragguagli su quello che è stato il mio ruolo, e poi il resto è storia del referendum, più specifica storia del referendum e del dopo referendum. E l'approvazione della legge fu un fulmine a ciel sereno negli ambienti conservatori italiani, e immediatamente si poté rilevare come il modo come la direzione strategica avversaria sbagliò tutto. Sbagliò quando ritenne che ci sarebbe stata grande disillusione, perché il divorzio avrebbe comportato, e ci fu la battaglia per la dichiarazione di incostituzionalità della legge sul divorzio, e fu superata la Corte Costituzionale. Andreotti una volta mi disse che lui aveva la prova che il relatore aveva cambiato opinione. Io conosco molto bene la questione, perché c'era un magistrato molto vicino a noi che era l'assistente del relatore sulla questione del divorzio, in cui invece potevamo capire che dall'inizio c'era. Ma non era questo. Nei tribunali, stranamente, fu una delle ultime prove di un'efficienza della giustizia italiana. La giustizia italiana riuscì a fare delle cause di divorzio, invece che il calvario, il secondo calvario dei separati, le cause che non finiscono più, eccetera, eccetera, a fare uno strumento efficiente, anche perché la legge era fatta bene, con spirito di aderenza alle esigenze di quelli che avrebbero dovuto applicarla sulla loro pelle. E quindi questa fu la prima, diciamo, vittoria dell'applicazione della legge sul divorzio. Dico di più, e noi nella legge, e questa è la cosa che mi riguarda personalmente, con Pannella e con altri avvocati che facevano parte della LID, e c'erano la LID, si erano affacciati avvocati che pensavano di trovare un pascolo, un verde pascolo per le loro fortune patrimoniali, ma insomma, capita per tante cose, non credo che si hanno fatto affari, buon per loro, ma non hanno inciso sulla questione. E noi invece dicemmo, e qui, dato che si fa la battaglia da parte contraria, dicendo, poi vedrete le spese, il divorzio è per i ricchi, noi dobbiamo fare il discorso per i poveri, e creiamo, ahimè, per me, ma ne sono orgoglioso, e lo considero uno dei dati dell'attivo della mia vita,
facemmo il divorzio per i poveri. Qui non è venuto nessuno qui davanti a questo tavolo che ha dovuto andarsene dicendo io non posso divorziare perché non ho i soldi per fare il divorzio. E c'era una poverissima gente, tante cause fatte gratuitamente, tante fatte con un minimo per le spese processuali. Con questo altri avvocati, ricordo Ramadori e altri, che si sono prodigati per questa in questo senso. Qui, come prima venivano per sentire che sarebbe successo se la legge sarebbe stata approvata o no, e venivano per esporre casi, e io ricordo le questioni incredibili, gente che se, citazioni, ricorsi che ha dovuto notificare in America, in Australia, all'estero, gli emigrati, e questo mondo, no? Che presupponeva un matrimonio indissolubile, che era una barzelletta, che non esisteva. E queste persone indissolubilmente legate al matrimonio, con persone che quando comparivano davanti al giudice non si riconoscevano. E per fare battaglia su questo, ho fatto di tutto, io ho scritto lavori teatrali, io ho di là una locandina di un'opera intitolata Sicut non esset, che è la formula con la quale venivano dichiarati inesistenti i matrimoni davanti ai tribunali ecclesiastici, con una polemica rilevante, anche acida, fortemente, nei confronti di questi. Quindi facemmo di tutto. E si sviluppò, non solo, ma gli italiani attraverso le polemiche sul divorzio impararono tutte le questioni con concordato, ne rifecero la storia, il concordato del 29, la storia del concordato, e l'avvenire del concordato, e allora la revisione, no, lo dobbiamo abolire, eccetera, eccetera. Ci fu tutta una fase nella quale noi, avendo ben presente che poi c'era un appuntamento che era quello del referendum, dovemmo combattere contro i tentativi di fuga e di resa in campo aperto davanti al nemico, che ci furono. La legge Carrettoni, cambiamo la legge sul divorzio, facciamo una specie di piccolo divorzio limitato, eccetera, così non faranno più il referendum. E noi a dire, fate, facciamo un referendum, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo vincere. E qui, ecco, credo che quella sia stata la fase in cui il Partito Radicale diventò veramente qualcosa di diverso, o perlomeno diventò esistente mentre era inesistente, e si creò questa leggenda del partito monotematico, che poi, come dico, ha portato un sacco di spropositi da parte del Partito Radicale, perché i partiti non possono mai essere monotematici, e non lo era nemmeno rispetto al divorzio, perché era il divorzio che trainava il Partito Radicale, non viceversa. Ci fu lo scioglimento delle Camere, il meccanismo della legge sul divorzio, sul referendum, importò lo slittamento di un anno del referendum, e approvata la legge nel 70, il referendum fu nel 74. Io, che avevo investito gran parte della mia vita
fatto un investimento grosso dal punto di vista personale nella questione del divorzio, ma arrivai al referendum con la convinzione che l'avremmo vinto. Forse era anche eccessiva come fiducia, però avevo ragione. Cioè quel discorso sulle mie elaborazioni statistiche, parte da una persona che con i numeri non ha avuto mai troppa familiarità, erano giuste. Ma soprattutto era giusta la valutazione politica, cioè che il paese era più che maturo politicamente e che il paese non... l'idea dell'abrogare una legge voluta dal Parlamento, votata dal Parlamento, sostenuta da un vasto movimento popolare per ubbidire ai dettami che poi oggi possiamo dire sconsiderati, di una chiesa di retroguardia. E il paese non se la sentiva e che avremmo dovuto vincere, abbiamo vinto con un margine considerevole, con una collocazione anche geografica in parte sorprendente, le isole che votarono a favore del divorzio, un mezzogiorno che votò a favore contro il divorzio, ma meno di quello che ci si aspettava, con un nord e un centro che votarono a grande maggioranza. E questa è e questo ha il Partito Radicale, crebbe in quel periodo lì e crebbe anche nelle adesioni di giovani eccetera, ma anche nell'attenzione delle altre forze politiche, i quali di fronte al Partito Radicale dice questi hanno in mano la questione del divorzio. Questo era il punto. Il referendum nel 74, ma c'era già stato il fiume di divorzi chiesti e pronunziati dai tribunali. Come si faceva a dire oggi ci sono dei divorziati, domani non ci saranno più? C'era qualche cosa che diceva che l'idea dell'abrogazione era essa, come si diceva prima, che l'idea di stabilire il divorzio in Italia era un'idea di farneticanti, in realtà i farneticanti erano gli antidivorzisti, come si diceva, non si poteva più abolire. E poi lei fa anche una considerazione, ma che vorrei anche a molti cattolici che tuttora hanno nei confronti del divorzio le riserve, eccetera, ma forse non farebbero meglio queste persone che hanno puntato la loro attenzione sulle sciagure. Certo, il divorzio è sempre conseguente a una sciagura rappresentata dalla rottura di un legame matrimoniale, ma l'esistenza di una legge sul divorzio, la possibilità di divorziare, la possibilità di non creare delle condizioni di sottocittadinanza per coloro che avrebbero voluto divorziare, non potevano divorziare perché non c'era la legge, non è stata forse una vera benedizione, visto che parliamo di cose ecclesiastiche, per la sopravvivenza dell'istituto del matrimonio? Se oggi non ci fosse il divorzio, che fine avrebbe fatto il matrimonio? Oggi abbiamo avuto un incremento notevolissimo nei matrimoni civili rispetto a quelli concordatari, religiosi, eccetera. Ma
oggi abbiamo anche una quantità di unioni felicissime, in cui nessuno dei due si è posto il problema di un'esistenza di un vincolo religioso, civile, quello che si sia. È bene, è male, non lo so, non è qui che lo vorrei discutere. Certo è che credo che se non ci fosse stato il divorzio, non so, anzitutto sarebbe stato maggiore il numero delle persone che prima andasse a imbarcare una storia indissolubile, non vissuta, non culturalmente non accettata come indissolubile, sarebbero rimaste in unione di fatto. Se dobbiamo ritenere che sia preferibile avere un istituto che faccia di questa unione familiare un fatto giuridicamente rilevante con effetti, grandi effetti di carattere giuridico, e dobbiamo dire che l'esistenza del divorzio è forse una delle condizioni per una sopravvivenza quantomeno meno travagliata, se non addirittura la sopravvivenza in sé dell'istituto del matrimonio. Sì, sono considerazioni importanti anche alla luce del oggi, diciamo, della continua diminuzione dei matrimoni concordatari, ma anche della riforma che ancora non vede luce definitivamente del divorzio breve, cosiddetto divorzio breve. Certo, intendiamoci bene, quando noi non discutemmo, non ci furono grandi discussioni su modifiche, divorzio breve, lungo, quello che si sia, l'importante è avere il divorzio. Che fosse il divorzio, non il piccolo divorzio di Sansone. Ora, il termine di 5 anni era piuttosto pesante e lungo, però in considerazione del fatto che c'erano quantità di persone che si trascinava per decenni in una situazione fuori legge del matrimonio, beh vabbè, 5 anni è qualche cosa che poi si vedrà. Oggi c'è stata questa riduzione, diciamo anche che la legge sul divorzio fu fatta con un rispetto della grammatica giuridica, uso questo termine che non so, o della sintassi giuridica. Giovannino Leone si interpose una specie di mediazione al Senato. E ben inquadrato nell'architettura giuridica dell'ordinamento giuridico italiano. Le leggi che hanno fatto successivamente, lasciamo perdere il matrimonio alla spagnola tra persone dello stesso sesso, da quello che si vuole. Io sono del parere che ci siano delle forme di volontà di mimetismo anziché di ricerca di libertà in queste nuove forme. Ma insomma, la schiettezza della battaglia per il divorzio è oggi proprio di fronte a certe battaglie che sono un po' di retroguardia. Tanto a fronte della famiglia, noi sentiamo che fu una cosa molto bella e molto rilevante. È una delle ultime battaglie anche per il rispetto dell'architettura generale del diritto. Era molto più rispettosa del diritto il matrimonio civile che non quello concordatario con il riconoscimento della sentenza della Sacra Rosa, che fu un capitolo che poi mi impegnò personalmente, che non so se sarà il caso di trattare, uno dei quali poi si smiotò quel tanto di battaglia per
contro il concordato che facevano successivamente in uno sfruttamento della vittoria del ricorsista, di cui forse parleremo in un'altra puntata, che a mio avviso però fu monca e non approfondita, insomma, le forze politiche non si resero conto del grande passo fatto allora, comprese quelle cosiddette laiche, repubblicani, socialisti, quali tutte le grandi preoccupazioni era avere i posti di sottogoverno, di governo, di sottosegretariati, ministeri, i rapporti con la Democrazia Cristiana. C'era stato, avevano contribuito sicuramente il loro elettorato, i loro elettori, parte anche la loro rappresentanza parlamentare a questa battaglia per la liberazione dell'Italia da una situazione di succubanza a fronte di quello che ho definito all'inizio il potere l'atteggiamento neotemporalista della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica aveva fatto poi nel frattempo dei passi che però non si proiettavano nella pratica dei rapporti con l'Italia. La Chiesa Cattolica, il Papa ha chiesto perdono a tutti per le cattiverie della Chiesa Cattolica, non l'ha chiesto all'Italia, ai liberali che sono rimasti scomunicati. È stato fatto beato Pio IX, che tagliava allegramente le teste e che promulgava il sillabo in cui veniva scomunicata la teoria relativa alla libertà religiosa, oltre che non ne parliamo, al matrimonio civile, eccetera.